Ciao a tutti, Colors, benvenuti in questo nuovo video che non so bene quando vedrete, ma dato che si tratta del tag dei capelli, dovevo approfittare di essere bello e trentenne ancora per poco per poter farvi il tag con i capelli belli. Scherzi a parte, le campane vogliono partecipare al tag come spesso accade, non so se si sente, ma ormai l'ho detto, quindi sapete che ci sono. Il tag dei capelli è stato creato da Scarlett81. Aspettate, giro la cam perché così no. Ok, meglio un canale che non conosco, ma che magari vi linkerò in descrizione, anzi, senza magari. Mentre io sono stato taggato da quel figo di Renato ASMR. Suggerisco il suo canale perlomeno se amate l'ASMR perché ha una voce molto rilassante. Poi non so, io mi rilasso indistintamente con voci maschili e femminili. Quindi mi deve piacere la voce, non si tratta di una preferenza tra maschio e femmina, diciamo. Quello casomai c'entra la vita affettiva, ma è un altro discorso. Quindi se vi piacciono le voci maschili molto rilassanti, andate a visitare il canale di Renato. Se non vi piace, vi assicuro che Renato è la bontà in persona, non succederà assolutamente niente. Quindi, grazie Renato per questo tag. Se non l'avete già fatto, mettete un like a questo video perché metterlo all'inizio aiuta l'indicizzazione, che in questo periodo è disastroso. Ma iniziamo con le domande perché sarà già troppo tempo che parlo. Prima domanda, capelli lunghi, corti o media lunghezza? Allora, qui non si capisce se, quante volte dico allora basta, non si capisce se si parla del nostro gusto estetico personale per quanto riguarda le altre persone, su noi stessi, comodità o quant'altro. Allora io vi dico che su di me capelli corti finché vivrò. Poi per il resto, vivo e lascio vivere, nel senso non sono di quelle. No, tu sei una donna, quindi devi portare i capelli sotto al sedere. No, se ti piacciono sotto al sedere, te li porti sotto al sedere. Se ti piacciono a caschetto, te li porti a caschetto e via discorrendo. Stessa cosa per i ragazzi. Posso dire che magari su una certa forma di viso mi piace di più il capello lungo piuttosto che il capello corto, però sono cavoli degli altri come si tengono i capelli. Ricci o lisci? Allora, mi piacciono i capelli ricci, ma ascoltando le persone che hanno i capelli ricci, nello stesso tempo sono sollevato di non averli perché sono difficili da gestire più che altro, ma sono bellissimi. Io non li ho né ricci e né lisci, infatti quando crescono diventano una cosa inguardabile e non pettinabile. L'avete visto nei miei vecchi video. Ti piace il colore dei tuoi capelli? Sì, tantissimo, tranne da giugno a settembre quando non posso prendere il sole. Ti piace comunque cambiare taglio, colore dei capelli o fare qualcosa di più particolare? Allora, non mi farei mai una tinta intera se non per lavoro, come stava accadendo una volta, però non mi hanno accompagnato al provino, se così si può dire. L'avrei fatta quella volta qualora fossi stato selezionato e poi sarei assolutamente ritornato al mio rosso facendolo scaricare con lavaggi di capelli, quant'altro, qualsiasi altra cosa e basta. E per quanto riguarda invece cose meno invasive, quali colpi di sole, chatouche che manco so cosa siano, però li ho sentiti dire. Sul rosso capite che non è che si possono applicare molti colori, magari prima o poi potrei sperimentare qualche ciuffo, non so, viola o blu o qualcosa, ma una tinta intera no. Ti piace andare dal parrucchiere? Adesso sì. Adesso sì. Ma non anticipo niente perché altrimenti rispondo alla domanda dopo, che appunto è quanti parrucchieri hai già cambiato? Allora, quando abitavo con i miei un paio e non mi ricordo nemmeno il perché io abbia cambiato il primo, perché ero talmente piccolo. Poi quando abitavo a Padova l'assistente mi tagliava i capelli, quindi non andavo dal parrucchiere. Infine, quando mi sono trasferito a Grosseto, ne ho cambiati
3, se si considera anche quello che ho adesso. Ciao Fabio, magari ti faccio vedere sto video. Perché il primo, allora, se lavorava lui, lavorava bene, però mi dava degli orari assurdi. Tipo sempre prima delle 3 del pomeriggio. E poi però una volta un suo assistente mi ha fatto assomigliare, scusatemi, a qualcuno affetto da un brutto male sbagliando a tagliarmi le sopracciglia. Cosa succede? E quindi non ci sono più voluto andare. Sì, si erano aperte cose che non mi servivano. E sono andato da una parrucchiera questa volta. Non farò altri nomi se non quello di Fabio, perché siamo anche amici su Facebook e quant'altro. Sono andato da questa parrucchiera che al secondo taglio mi ha mandato fuori con i capelli pieni di scaglie. Io soffro di dermatite. Preciso che avrebbe potuto, se avesse voluto, chiedere aiuto ai miei assistenti che ho adesso per farmi lo shampoo, perché non pretendo che una persona sconosciuta mi faccia lo shampoo in autonomia. Ci mancherebbe altro, non lo ha fatto. Sono dovuto correre, tra molte virgolette, a lavare i capelli una volta rientrato in casa. E quella è l'ultima volta in cui quella parrucchiera mi ha visto. E dopodiché, l'estate scorsa sono passato dal salone dove lavora Fabio e Clarissa, salutiamo pure lei. Non li conoscevo minimamente, sono andato a fortuna, mi sono trovato bene, anche se spero di non vivere per sempre a Grosseto, sicuramente non è colpa loro, quindi finché abiterò a Grosseto andrò sicuramente a farmi tagliare i capelli da Fabio. C'è qualche maschera, balsamo, spray o altro che ti sta piacendo? No, ragazzi, allora io non ho mai fatto la maschera per i capelli, l'ho fatta per il viso. Se trovo la playlist ve la metto in descrizione. Cosa ne pensi delle parrucche? Cosa ne penso delle parrucche? Volete davvero saperlo? Vabbè, io l'ho detto. 3, 2, 1. Preferiresti che ti regalassero un phon, una arricciacapelli, una piastra o una seduta dal parrucchiere? Allora, il phon, ringraziando gli dèi, mi funziona. E magari tra un paio di mesi, 3. Se volete regalarmi una seduta al parrucchiere, torno a fare una visita a Fabio e ci facciamo due chiacchiere. Ti sei tagliato tu i capelli? No, perché non riesco. Li hai tagliati a qualcuno? No, perché non riesco. Ti è piaciuto, lo rifaresti? No, perché non riesco e quindi non l'ho fatto e quindi non posso rispondere. Va bene, detto questo, il tag è finito, ragazzi. Io ho pensato di taggare tre amiche che in qualche modo hanno nel loro quotidiano a che fare con i propri capelli, e sto parlando di Sara dell'Angolo degli Arcani, Caterina di Sontina F e ultima ma non ultima, come si dice in questi casi, la zia Mirella del canale Ricette Risate in Pochi Minuti, che qualche volta ha fatto anche qualche video mentre si tingeva i capelli. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei fantasmagorici video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.